Vincenzo Russo in pochissimi anni e in nome di un solo grande sentimento, che è l'amore, ha scritto Maria Marie, Torna Maggio, Io vorria vasà, L'ultima canzone mia e tanti altri meravigliosi pezzi che noi adesso in tutto il mondo rendono Napoli riconoscibile. Io vorria vasà l'ho sentita cantata in Argentina, l'ho sentita cantata a San Pietroburgo. Non possiamo rinunciare a questo pezzo di noi stessi. A Vincenzo Russo è stata intitolata questa mattina la quarta traversa Garibaldi a pochi passi da Porta Nolana nel quartiere Pendino. Il poeta napoletano compose i testi di alcune canzoni oggi famose in tutto il mondo. Non hanno ancora una intitolazione di un pezzo della città, gente come Costa, come Di Capua, come Gambardella. Anche questo è un recupero di identità, anche questo è un recupero di memoria, per cui noi adesso non ci fermiamo, adesso che siamo riusciti a ottenere quello che abbiamo ottenuto, noi continueremo a lottare perché questa città si liberi di nomi di persone che con Napoli non hanno avuto ruoli benefici, anzi hanno avuto ruoli decisamente negativi e la storia lo sta dicendo con chiarezza. Non è giusto che la città abbia questi pezzi di se stessa intitolati a queste persone e non a chi invece di Napoli e a Napoli ha fatto tanto bene. La via dedicata al poeta si chiama Strada Vincenzo Russo per non confonderla con la già esistente via Vincenzo Russo intitolata all'omonimo patriota giacobino. Un ragazzo morto a 28 anni che scrive canzoni indimenticabili, probabilmente dedicate a una donna che non poteva avere, quindi ci sono tutti gli ingredienti per celebrare naturalmente la straordinaria cultura della musica napoletana attraverso una vita difficile ma anche esemplare di un ragazzo nato in povertà. Io devo fare innanzitutto il ringraziamento a Maurizio De Giovanni perché è stato il promotore di questa iniziativa straordinaria. Con lui avevamo preso un impegno, non avremmo lasciato nell'oblio la memoria di Vincenzo Russo, che rappresenta uno straordinario figlio di questa città che troppo a lungo è stato dimenticato e a cui invece dobbiamo assolutamente la memoria, il riconoscimento e il ricordo. Ringrazio il sindaco di Napoli, la vice sindaca di Napoli per aver ovviamente attivato la procedura necessaria per rendere oggi questa quarta traversa Garibaldi una strada intitolata a Vincenzo Russo, che rappresenta non solo la canzone napoletana nel mondo, ma rappresenta fortemente chi siamo e la nostra identità.